Allora dimmi, cosa ti ha detto Miguel per farti cambiare opinione? Miguel? Mm? È stata una mia iniziativa, Nora. No, no, ti ha convinto quando eravate soli. Oh, niente affatto. Che vada in malora il mio nuovo amore se io mento. Per la verità, io una bugia l'ho detta, però nessuno è perfetto. Ah, in fondo mi dispiace di averlo trattato così male. Si è arrabbiato? Tu mi stai facendo diventare pazza, Marina. Ah, quello che mi stai dicendo non è giusto, perché in questo periodo ho deciso di diventare una persona molto saggia. No, sei davvero ingiusta, Nora. E allora perché hai raccontato quelle cose? Ma perché mi sono successe, perché è tutto vero. È solo che... È solo che? Che non si trattava del padre della mia amica, di Gigi, ma del fratello. Ah. Vedi, se io avessi detto a Miguel Angel che si trattava di un tipo della sua stessa età, sarebbe stato peggio, no? Hai visto che faccia aveva. Marina, mi stai dicendo la verità? Tutta la verità, niente altro che la verità. Beh, allora me lo sono meritato il vestito per uscire stasera o non me lo sono meritato? Hm? Te lo regalo. Ah, grazie, Nora. Senti, perché non mi pettini un pochino? Qualcosa di un po' stravagante, di un po'... Io? Sì, tu. Senti, non so se ti convenga. Guarda che risultati. Dai, per favore. Senti, va bene, vedrò che cosa posso fare. Però tu mi devi dire assolutamente perché hai cambiato opinione su Miguel. Beh, perché io sono fatta così. E poi, dopo i ceffoni che ci siamo dati l'altra notte, lui non mi interessa più. E anch'io non devo essergli più tanto simpatica. Perché mai continuare questa storia? Sì, ho capito, Marina, ma... Senti, Nora, tu sapevi benissimo, e questo lo sapevi fin dal principio, che io non ero innamorata alla follia o cose del genere. Sì, è vero, Miguel Angel mi piaceva. Mi piaceva la sua aria ingenua e innocente. Insomma, è stato un colpo di testa. Vado in camera mia e fra 5 minuti torno qui per pettinarmi, ok, no, Nora? No, aspetta, Marina. Ma farò tardi, che cosa vuoi ancora? No, no, scusami, ma io, vedi, sono ancora un po' disorientata. Cerca di capire, io sono contenta, sì, ma allo stesso tempo mi sento anche un poco triste. Mi spiace tanto, ma non posso farci niente, ti ho detto tutto quello che volevi sapere. Sai, papà aveva proprio ragione, sei una persona incontentabile. Uno ti dà una mano e tu gli prendi il braccio. No, no, la verità è che abbiamo avuto sempre così poco tempo per parlare noi due. E questa mi sembra l'occasione giusta. Basta, Nora, per favore non insistere. Se io mi fermassi a parlare, farei tardi al mio appuntamento. E non mi sembra il caso di giocare a madre e figlia. Bye, bye. Marina mi vuole un po' di bene. Sì, sì, sono sicura che mi vuole bene. Ma non mi dà molto sollievo. Dovrei chiamare Francisco e parlargli. Raccontargli tutto, dirgli la verità. La cosa più coraggiosa sarebbe andarmene da questa casa. Mi chiedo quanto possa durare un sentimento. Miguel giura che mi amerà per sempre. Ma non so se dice la verità. Esiste l'amore eterno. E poi io sono sposata con Francisco. Non ho nessuna speranza. Tutta la mia vita è così, senza speranze. Mi sento perduta. Nessuno può aiutarmi. Mi sento perduta. Sì, chi è? Aprite! Oh, mia madre. Aspetta un attimo. Ma insomma! Aprite! Sì, mamma, sì, adesso apro. Ecco. Finalmente, Nora, ma che cosa facevi? È mezz'ora che busso, ma come ti permetti di tenere tua madre segregata in quella cella come se fosse una carcerata? Mamma, scusami tanto, mi ero completamente dimenticata. Ma che razza di considerazione hai di me? Che cosa sono diventata io, l'ultima ruota del carro in questa casa? Ma perché mi fai di questi scherzi? Lo sai bene che io soffro di claustrofobia, Nora. Mi hai rinchiuso là dentro come se fosse una vecchia impresentabile piena di pinocchi. Mamma, vedi, il fatto è che...
Anche se hai promesso di non farlo, io avevo ugualmente paura che tu ti presentassi di sotto. È solo chiaro, questo è proprio un carcere, allora, e quella è la mia cella. Dovresti vergognarti di trattarmi così. Insomma, Nora, toglimi una curiosità. Che peccati ho commesso, oltre a quello di metterti al mondo, Nessuno, mamma, perdonami, ma vedi, si trattava di una situazione molto particolare. No, non farò per te, perdonami un corno. Anzi, vuoi sapere una cosa? Ho intenzione di denunciarti all'associazione delle mamme abbandonate. Mamma, smettila, ti prego. Sai che momento sto attraversando? Lo sai bene, vedi, sono molto disorientata, Sono confusa, sto male, scusa. Stai male, No, non ti scuso, no. E poi, invece di nascondere tua madre negli sgabuzzini, perché non chiudi tuo marito a chiave, Lui sì che è davvero un bel rompiscatole, guarda, non farmici pensare perché divento subito nervosa. Senti, Nora, secondo me tu soffri di franceschite acuta e dovresti curarti. Basta, mamma, va bene, io ti ho fatto tutte le mie scuse, però adesso smettila di dire stupidaggini, per favore. Le mie non sono stupidaggini, stai attenta, perché in questo modo tu stai insultando la tua mammina che sa sempre quello che dice. La situazione è più complicata di quanto pensi. Non è affatto vero, solo che io continuo a parlare al vento perché tu non segui i miei consigli. E come se non bastasse, non hai fiducia in tua madre, non sei stata sincera con me, mi hai mentito, siamo a questo punto. Mamma. Per fortuna che io sono come una luce che ti indica la via, perché anche se mi hai chiuso a chiave, io so benissimo che qui è venuto quell'uomo. Senti, mamma, io... Mi scusi, signora Marita, io volevo sapere... Che rompiscatole questa? Volevo sapere se intendete cenare alle 9, prima delle 9 o dopo le 9. Alle 9. Vattene via. Va bene, grazie Amalia. Però siamo solamente io e mia madre. Lo immaginavo. E per me prepari soltanto un po' di frutta. Oh, ma lei, signora, non sta mangiando niente. Meglio. Quando tornerà Don Francisco, se la prenderà con me, dirà che è colpa mia se è così di magrissima. Oh, è meglio essere magri che rotolare come fai tu. Avanti, vattene, per favore. Cosa intende dire? Non lo dico, è la verità. Ma in fin dei conti l'uomo è com'è, non è colpa mia. Lo vede come va bene, va bene. Allora, Nora, che cosa ti stavo dicendo? A volte, quando parlo con te, ho proprio l'impressione di rivolgermi al muro, ecco. Come sempre, avevo ragione, ecco. Mamma, che cosa c'è ancora avanti? Ma perché non puoi parlare con me, Perché anche se lo facessi, tu non capiresti. E tu invece provaci, forza. No, è troppo difficile. Bene, ascoltami, Nora, per favore. Se io vedessi che tu, Nora, sei felice, che ti diverti, che esci, che vai al cinema, che vai a teatro, ebbene, io non aprirei questa boccuccia di rana che mi ritrovo. Però vedo che tu non stai affatto bene. E così la mia bocca ricomincia a muoversi. È una caverna dalla quale escono parole orrende. E lo so che io alle volte dico delle cose che una madre non dovrebbe mai dire, però lo faccio per il tuo bene. Lo faccio per te, bambina mia. Ascolta, mamma. A volte più una persona cerca di aiutarti e più riesce a confonderti. Io penso che il problema che mi sta tormentando dovrò cercare di risolverlo da sola. E per quanto riguarda la vita che mi consigli di fare, uscire, andare al cinema, divertirmi, non sono d'accordo, perché se lo facessi questa casa andrebbe a rotoli. E poi è un tipo di vita che non mi va, che non mi piace. Scusami, ma non ne voglio più parlare. Norita. Norita, ascoltami. Mamma, io avrei avuto mille ragioni per lasciare Francisco dopo che... Dopo che cosa? Insomma, da sempre. Ma per la verità non è ancora comparso l'uomo che potrebbe separarmi da lui, mamma. Ma come no, Norita, va che bene, cosa Va dici? Bene, ho capito. Ti riferisci a Miguel Angel Soriano, vero? Già. Mamma, come puoi pensare che io sia capace di... Io sono una donna sposata e ormai da 3 anni. Perché dovrei gettarmi a capofitto in una nuova relazione o in un matrimonio nuovo? Non ne sarei capace. Ma dimmi che senso avrebbe. Ma non è possibile. Senti, mamma, tu che cosa vorresti? Che io avessi un amante, che io avessi una specie di doppia vita? Non sono quel tipo di donna. E poi perché dovrei farlo? Perché se non si gioca, non si vince. Sì, è per questo. Sì, va bene, mamma, ma tu stai parlando di un gioco e la vita non è un gioco. Ah, bambina.
E invece è il gioco più rischioso, te lo dice una giocatrice, Norita. Va bene, hai ragione, forse è così. Ma io non ho mai amato il rischio, mamma. Non ne sarei capace. Non me la sentirei di giocare. Bambina mia. Piccola. Confidati con tua madre. Ah, no, smettila, eh? Ah, dai, no, ora ti prego, dimmi mamma. Qualcosa. Io posso darti dei consigli. Su, avanti, confidati, per favore. Io vorrei solamente sapere... Vedi, Nora, c'è qualcosa che non mi hai detto. Tu parlavi di Francisco come se volessi nascondermi qualcosa. Insomma, di che cosa si tratta? Io voglio sapere tutto, io devo sapere tutto. No. Che cosa è che mi nascondi? Io non che voglio parlare, non voglio parlare, capisci, mamma? Non intendo dire una sola parola e tu non riuscirai a convincermi. Su, dai, è molto facile, davvero. Basta dire a quella vecchiaccia di Donna Remedios che hai comprato delle cose mentre non è vero. Intanto quella è mezza scema, non sente, non vede, non vede niente. La prendi come vuoi. Io non sarei mai capace di fare una cosa del genere. Ma dai, è una sciocchezza, te lo assicuro. E poi questa sera mi è venuta una voglia matta di mangiare una bella pizza. Non voglio mangiare l'arrosto, non lo sopporto l'arrosto. C'è sempre solo arrosto in questa casa. Ho appena litigato con Nora e quindi non posso chiederle i soldi. Dai, forza. Dai, mi devo pur vendicare in qualche modo di questa casa che mi opprime. Dai, fammi questo favore. Dai, Amalia. Chi è? Io. Volevo che mi dessi un'occhiata prima di uscire. Entro o esci tu? Vieni, vieni pure, Marina. Ah. Ma tu eri già a letto. No, no, mi ero stesa un attimo perché avevo mal di testa. Oh, ma sei bellissima. È vero? O me lo dici per farmi un complimento? No, è la verità. Sei davvero elegantissima. Sì? Giuro che poche volte ho visto in giro delle ragazze carine come te. Ah, Nora, se continui a insistere ci crederò davvero e così finirò col montarmi la testa. Ma ti ho detto che è la verità. E vuoi sapere una cosa? Che cosa? Che se continuerai a comportarti così come hai fatto oggi, diventerai senz'altro ancora più bella. Mi piacerebbe tanto che tuo padre fosse qui con noi per vederti. Gli telefonerò stasera. Sarà felice quando lo verrà a sapere. Beh, Nora, io ti saluto. È molto tardi. Assicurati che non ci sia nessuno alzato quando più tardi verrò con il mio amico a prendere il caffè. Va bene, ma io almeno posso berne così un pochettino. Ma solo un pochino? Va bene, te lo concedo. Però nessuna critica e nessun rimprovero. Se no abbiamo chiuso. Va bene, d'accordo. E che non succeda con lui ciò che è successo con Miguel Angel. Nora, hai visto che a noi giovani non costa ammettere che amiamo qualcuno? Perché dici questo? No, niente, è solo che non vorrei che raccontassi a papà una bugia. Solo questo. Ciao. Arrivederci, Marina, divertiti. Ma ti rendi conto? Beh, penso che questa ragazza non conosca bene Michelangelo. E non conosce neppure me, perché ti assicuro che sono capace di strapparle tutti i capelli se continua a minacciare mio fratello. Ehi, calma, rilassati, che razza di caratterino. Senti, Adrian, Michelangelo si è sempre fatto in quattro per me. Il meno che posso fare in questo momento è difenderlo. Va bene, ho capito, ma non mi sembra proprio il caso di arrabbiarsi in questo modo, no? Già, ma allora tu cosa proponi? Beh, io non so... Potremmo iniziare a parlarne con tua madre per vedere se... Ma fammi il favore. Mia madre sta morendo di paura. Se fosse per lei, Miguel Angel dovrebbe sposarsi domani per evitare che il padre di Aurora gli chiuda il negozio. Sì, ma l'unica cosa che io continuo a non capire è perché Miguel Angel non abbia mai firmato il contratto. Perché mio fratellino è un tipo troppo buono e troppo dolce. E forse anche troppo ingenuo. Altrimenti come si potrebbe spiegare che si sia lasciato mettere i piedi sulla testa da quella Marina che io non conosco ma che immagino come possa essere? Già, questo è vero. Ma vedi, certe volte uno non sapendo si lascia trascinare in avventure sbagliate. Non è quello che è successo a te, spero. Ma che cosa stai dicendo? Io niente, ma anche tu fai certi discorsi. A noi non potrebbe mai capitare perché ci conosciamo troppo bene. Già, e quel che ancora non conosciamo noi lo scopriremo poco per volta, vero? Sì.
Sì, perché se il nostro rapporto fosse sbagliato o dovesse deteriorarsi, finiremmo soltanto col farci del male. E ne soffriremmo molto. E almeno per me sarebbe triste finire in questo modo una storia così bella. No, Adrian, a noi non succederà mai niente di simile. No, le cose possono cambiare anche a dispetto dei nostri sentimenti e quando meno ce lo aspettiamo. D'accordo, Adrian. Ok, staremo tranquilli. Cercheremo di goderci il presente con calma, come due persone che si amano, va bene? Sì, ma lentamente. Lentamente come... come il bacino che stai per darmi. Scusate, non sapevo che foste occupati. Io vado, magari a tua madre serve qualche cosa. Sì, le servirebbe l'ossigeno se vi vedesse. Spiritus. Tua madre non sa niente di voi, vero? Senti, Aurora, io devo parlare con te. Devo parlare con te di Miguel Angel. Accidenti, questa sì che eleganza. Sono d'accordo. Però potreste anche ringraziarmi, no? Sono molto in ritardo. Va bene, ma non sei capace di dirmi grazie del complimento. Non ne ho il tempo. Mi stanno aspettando. Arrivederci. Ma dove diavolo andrà a quest'ora? E chissà con chi esce. Non c'è niente di carino. Ehi, stai calmo. È il telefono che sta suonando. Non è l'allarme. Non ci sono per nessuno, solo per Nora, solamente per lei. E fosse Aurora? Ma che vada al diavolo, Aurora. Pronto? Sì. Sì, signore. Certo, signore, sì. Un momento solo, per favore. Beh, e allora, chi è? È una chiamata personale dell'Uruguay. Il signor Francisco Gomez Mercado desidera parlare con te. Signora, mi scusi, so bene che è ancora troppo presto, ma questo compenserebbe le altre sere in cui invece ho fatto tardi. Posso andare a dormire? E da quando in qua devi chiedermi permesso? Io sono l'ultima ruota del carro in questa casa, non dirmi che ti serve il mio permesso per andare a dormire. Ma fammi il favore, Amalia. Per me puoi anche andare a ballare sotto la pioggia. Bene, vado a vedere se piove allora. Amalia, cosa vuole? Proposito di pioggia, sì. Domani voglio fare colazione con cioccolato e frittelle. Mi vuole spiegare che relazione ci può essere tra il cioccolato e la pioggia? È molto semplice, sì. Devi sapere che a me, quando ero bambina, piaceva tanto prendere una tazza di cioccolato con frittelle quando pioveva, ma ci mancavano i soldi e sai com'è. Quindi, Amalia, domani preparami una cioccolata molto densa. Fai in modo che il cucchiaio stia dritto così, mi raccomando. E 5 o 6 frittelle ben croccanti e molto calde, ok? E verso le 11, 11:30 mi porti tutto in camera, ok? Bene, lo farò. Buonanotte, signora. Guarda come sei diventata magra, Amalia. Sei veramente diventata. Non cominci a prendermi in giro, eh? Ma io te lo dico sul serio, attenta alla dieta che stai facendo, sai, perché se corri avanti e indietro e fai anche la dieta, occhio che potresti anche cadere ammalata, eh. Sta parlando seriamente? Ah, come no, posso morire a remedio se non dico sul serio. Dovevo immaginarlo che stava scherzando, lei è terribile. Se non si scherza con qualcuno, come si fa a sopravvivere in questa casa, mio Dio? Ah... Adesso dedichiamoci alle vecchie ciabatte. Pronto? C'è sempre qualcuno che telefona in questa casa. Pronto? Pronto? Pronto, mi senti, Francisco? Pronto?
Ma è davvero impossibile, è caduta la linea un'altra volta. Oh, bene, almeno ci facciamo una partita. Non dico scendere, però potevano almeno telefonare. Sembra che ci considerino come delle arpie. Sì, sì, quando c'è Francisco, certo, li frequento. Perché non vorrei offenderlo. Ma adesso che lui non c'è, per l'amor del cielo, non mi degnano di uno sguardo. Ma lo so, lo fanno per offenderti. Però io penso che tu dovresti perlomeno andare a dormire di sopra. Tu vai su e dormi. Non ho nessuna intenzione di vederli in faccia. Né tantomeno voglio dar loro la possibilità di dirmi qualche villania, specialmente quella. Specialmente chi? Sai benissimo a chi mi riferisco. Ah, sì, credo proprio di sì, non è difficile immaginare. Sì, ti do ragione, però credo che tu potresti andare di sopra perlomeno a dormire. Sì, ma... Se fosse una di loro, che cosa dici? Allora, come va? Come stai? Ma no, Remedios, io ti sto domandando che cosa dico se mi chiedono di te. Ah, che io sto perfettamente. E che se per caso avessero bisogno di altro, scendano loro da me. Pronto, chi parla? Pronto? È il 2238? 2238, dica. Questa è un'inchiesta per la televisione. E che programma state guardando? Nessuno in questo momento. Perché? Perché ne avrei uno che fa al caso vostro. Nido di vipere. Streghe. Hai per caso cercato di telefonare? Io? Neanche per idea. Oh, è un bel po' che sono qua sola come un cane a sferruzzare. Mamma. Cerco di distrarmi un po'. In questa casa non c'è nient'altro da fare. Io stavo parlando al telefono ed è caduta la linea. Io non so, non ho fatto niente. Non avrei cercato io di ascoltare. Io non mi sono mossa, telefono. Pronto? Sì? So di farti arrabbiare, ma ti prego, Nora, non riagganciare. È una cosa molto importante. Per te, ovvio. Sì, dimmi, ti sto ascoltando. Buonanotte, cara. Ciao. Beh, allora, dimmi, che cosa vuoi? Don Francisco mi ha appena chiamato. Ma come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che ho parlato con lui. Mi ha telefonato dall'Uruguay. Non lo posso credere. Te lo sei inventato. Ho ascoltato quello che vi siete dette tu e mia madre. Ah, allora eri tu la curiosona che era nascosta dietro la porta. Eh già, ero proprio io. E perché ti stavi spiando? Perché sei scappata come se fossi una ladra? Sono fatti miei. Sai una cosa? È un peccato che tu non abbia finito di ascoltare. Dici, e perché? Perché avresti sentito cosa ho detto dopo a tua madre. Posso sapere di che si tratta? Che non ho affatto intenzione di starmene zitta. Tantomeno con tuo fratello Miguel Angel. Le tue minacce non mi fanno paura. Davvero? Anche se gli affari vanno bene, non si può lavorare in mezzo ad una strada, no? Che possibilità avrebbe Miguel Angel? Dove troverebbe un altro che gli affitti un locale alle stesse condizioni che gli ha concesso mio padre? Ti stai sbagliando, perché io non sarei capace di sacrificare la felicità di mio fratello solo per il mio benessere, hai capito? Tu pensi che farai una cosa simile? Non lo so. Quel che so è che Miguel Angel non avrebbe mai il coraggio di compromettere il benessere della sua famiglia, non rispettando una promessa. Ma si tratta di una vecchia promessa. Tu continui a parlarne sapendo che ormai non ha più valore. Che cosa ne sai? Tu non sai niente del mio rapporto con tuo fratello. Niente. E non sai neppure... fino a che punto una ragazza di campagna si sente compromessa dopo essersi donata anima e corpo a un uomo che aveva giurato di amarla per sé. Stai mentendo. No, no, non è vero, stai mentendo. Tu menti, perché io conosco bene mio fratello. Non avrebbe mai fatto una cosa simile se non fosse stato sicuro dei suoi sentimenti. E lui non è mai stato sicuro. Isabel, tu non conosci per niente tuo fratello. E invece ti sbagli, io lo conosco benissimo. E non è come dici tu, hai capito? Io farei qualunque cosa per lui. E adesso smettila con le tue cattiverie, perché sono davvero stufa delle tue insinuazioni.
Non agitarti, Isabel, sta calma, perché potresti complicare tutto. L'unica cosa che dovresti fare, mia cara bambina, è collaborare, hai capito? Ah già, collaborare, sì. Con chi? Con sì. Te? Ma neanche per sogno, io piuttosto preferirei morire. Dammi retta, Isabel, fa come ti dico io. Vuoi un consiglio? Smettila. E va bene. Ma ricorda che tu sarai la prima a pentirtene. In questo modo potevi assicurare la tranquillità a tua madre. Avere una nuova amica. E invece così ottieni esattamente che tuo fratello. Porti tutta la famiglia alla rovina. Ah, inutile parlare con te. Tu sei identica a tuo padre. A mio padre? E tu cosa diavolo sai di mio padre? So che la mia telefonata la sorprenderà molto, Soriano. Volevo... verrò direttamente al dunque. Da quando lei e quella pazza di mia figlia vi siete messi a bisticciare, io ho perso la mia tranquillità. Norita è venuta qui molto triste a causa di questo. Io sto peggio ora. Insomma, per farla breve, io e mia moglie abbiamo litigato per colpa vostra. E inoltre Nora si è potuta fermare pochissimo qui da me perché doveva correre dietro a voi due. No, non mi interrompa, mi lasci parlare. Ora lei telefoni a casa mia, eh? E dica a mia moglie di chiamarmi. Capito? Ma, Don Francisco, mi permetta di dirle che... Beh, insomma, a me sinceramente non sembra davvero il caso. Ah, e dimmi un po', perché Francisco ti avrebbe chiamato per raccontarti una cosa del genere? Dimmelo un po'. No, io credo invece che questa faccenda sia solo un pretesto per poter parlare con me. Non è così? Beh, comunque, Miguel, io non ti rimprovero per questo. Anzi, lo trovo davvero molto carino. Buonanotte e arrivederci. Non fingere di essere il centralinista dell'hotel, perché... Eh? Ah, no, mi scusi. Come? Ah. Pronto? Nora! Sono Francisco. Sì, Nora, sono proprio io. Norita, mi dispiace, ma ho fatto una delle mie solite figuracce. Ho disturbato chi non dovevo perché desideravo parlare con te. E invece mi hanno detto che hai chiamato da Buenos Aires e che si è interrotta la comunicazione. Pronto? Pronto? Pronto! Mi hai chiamato davvero? O Giulio mi ha mentito per farmi stare tranquillo? Pronto, Norita, dimmelo su. Hai chiamato davvero? Norita, ma che diavolo ha questo telefono? Pronto! Ma che ci fai di nuovo in piedi? Cosa dovrei fare, Francisco? Legarti alla spalliera del letto, forse? Una notizia sensazionale. Ho parlato con Norita. Abbiamo chiacchierato 20-25 minuti, forse. Sì, ma forse anche di più. Quando torneremo a Buenos Aires? Adesso non mettermi fretta, eh? Io guarisco qua, mai. E ora dobbiamo festeggiare l'avvenimento. Faremo un brindisi, ma non con il tè, accidenti. Con qualcosa di più forte, eh? Vabbè, tu me l'hai proibito, però adesso spero mi lascerai bere. E ci metto un po' d'acqua, eh? Mi basta sentire il gusto. Vuoi davvero morire, vero? Forse prima desideravo morire, ma adesso non più. Norita ora non è più arrabbiata. Mi ha detto che Marina in casa è diventata un'altra persona. Ora se ne sta molto più tranquilla. Soriano è scomparso, eh? Ah, naturalmente in questo c'è anche il mio zampino. Senti, Giulio, sì. Ho bisogno del tuo aiuto e del tuo consiglio, va bene? Ascoltami allora. Sì? Tu mi hai proibito di fare ginnastica. Certo. Ma io devo assolutamente mettere giù questi chili che ho di troppo. 6 o 7 chili, forse con delle saure o stando a dieta. Un trapianto di capelli. Aspetta che ti spiego. Voglio avere un aspetto migliore quando arriverò a Buenos Aires e vorrei che Nora vedesse un uomo nuovo, che te ne pare? È ridicolo, è assolutamente ridicolo.
Potresti essere un poco più gentile, no? Invece di stroncare così tutte le mie illusioni. Francisco, io non ti sopporto più ormai. Io ho sbagliato anche a venire qui. Mi sono sentito un fantoccio per tutto questo tempo. Ma che cosa dici, Giulio? Smettila. Non si può ragionare in questo modo. Tu devi cambiare, ma cambiare dentro, non esteriormente. Va bene, però vorrei... Io vorrei riconquistare Nora. Io non voglio perderla, capito? Dimmi una cosa. Saresti abbastanza coraggioso da riconoscere che Nora l'avresti persa lo stesso, anche senza la tua menomazione? Questo non te lo permetto, eh? Questo non te lo permetto. Tu menti, menti! Non è vero, Nora, l'hai persa fin dalla prima notte di matrimonio. Finiscila, eh? Ti proibisco di dire queste cose. Senti, Giulio, non ho dimenticato quella volta quando mi hai fatto lasciare l'ospedale alle 4:30 della mattina. Tu! No, non resisto più. Devo assolutamente dirtelo. Io ti amo. Ti amo anche se non puoi sentirmi. Ma è pronto? Ti credo. Io credo a tutto quello che mi hai detto. Ma non è possibile, capisci? Pronto? Pronto? Perché non parli? Sì, sei tu. Lo so che sei tu. Pronto? Pronto? Perché non posso dormire? Le 2 del mattino. Miguel Angel, ma perché non riesco a non pensarti?
Pronto, Miguel. Finalmente, Nora. Finalmente, tesoro. Amore mio. Non mi dire queste cose, per favore. Se davvero mi vuoi bene, se davvero mi ami, aiutami. E che cosa devo fare? Come vuoi che io ti aiuti? Io ho bisogno di vederti. Anche se fosse l'ultima volta, ma non so dove. Dimmelo tu dove. Decidilo tu. È meglio scegliere un posto dove non ci sia tanta gente, capisci? Capisci, lontano da qui. Dimmi dove io ci verrò. E ascoltami, potrebbe essere nel parco che sta davanti alla chiesa. Va bene, alle due. Ma in quale punto? Perché mi sembra che sia molto grande. Sì, hai ragione. Sai, mi ricordo che lì, beh, io giocavo quando ero bambina e quindi lo conosco molto bene. Sì, lo so che è molto grande, ma non ti preoccupare, io ti troverò, ci vediamo alle due. Nora, pronto. Non attaccare, Nora. Nora. Oddio mio. Mio Dio. So che domani farò una pazzia. Io domani la rapisco, Nora. Domani la porto via, non ce la faccio più, non posso vivere senza di lei.